Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara? E come li sa fare? Beh, ragù, pomodoro, burro e formaggio. Questa è roba da clinica. Col tonno li sa fare? Sì, sì. Con la foglina di basilico? Con la foglina. Alla matriciana li sa fare? Sì. Attenzione, alla matriciana che ci va, il guanciale o la pancetta? E non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. Perché il guanciale è questo, ah, e la pancetta è questa. La chiama pancetta? Beh, vabbè, no, dico la pancetta è quella che si compra, perché questa non la vendo. Sembra proprio una pancetta, però via la voce. Un'ultima domanda, a parte il pomodoro. Nel soffritto della matriciana che ci va, l'aglio o la cipolla? Niente. Giusto. Bravo. Un'ultimissima domanda. Il pepe, attenzione, si mette sul sugo o sulla pasta? Nella matriciana il pepe non ci va. Peperoncino. Entra. Ah, senti, il sale, mettilo prima che l'acqua bolle. Capito? Oh, come ti chiami? Cos'è questa la malata? Credo. Che cos'è? Non lo so, se lo sapevano veniva a chiamare lei. Cosa è successo? Ma ecco, io stavo sul mio letto, lei stava in cucina a cucinare. Sì. A un certo momento ho sentito un tonfo. Basta, ho capito. Eh? È svenuta. Grazie, non è mica scivolata. Me la lasci visitare. Chi? La visiti? Però... La deve visitare lei? Permette che la visiti. La devo visitare io? No, io la devo visitare. Appunto dico, la dunque, cosa fa? No, la chiamavo, perché non so neanche come si chiama. Vabbè, non si arrabbi, professore. Come va, come va? Sì, anche a me diceva bene, poi mi è caduto addosso. Va meglio. Insomma, anche la gente. Prima di tutto bisogna portarla via da questa casa. Ah, la portiamo all'ospedale? Ma no, niente affatto, bisogna portarla in un ambiente dove c'è a tutt'altra aria, a tutt'altra temperatura. Ah, perché c'è la febbre alta? Ma no, parlo della temperatura locale e non mi faccia gridare, non lo sente che sono giù di voce. Vabbè, non gridi, non si arrabbia, professore. Vuole che vado a comprare qualche cosa, no, abbiamo un medico. Non vado a preparare una camomilla. Sì, lei vuole qualche cosa? No, la camomilla l'ordino io. Appunto, e lei che cosa vuole? L'ordinata per lei, vada a prepararla. Ma gridi che si sente male di voce. E lei che... Beh, appunto, no, volevo dire, lei io prende niente? Non prendo niente, grazie, non ho bisogno. Ho l'aranciata, la limonata. Ma grazie, se ne va. Ma non si arrabbi con me, dico professore, siamo condomini, abbiamo la seconda riunione, non è il caso di arrabbiarsi. Sì, sì. Adesso torno su. Va bene. Va a trovare sta camomilla. Sono cameriere, chi è venuto a vedere di alla? Tutto a me me lo ha capitato oggi. A Giovanni! A Giovanni! E mo? Se ne va ritornato! Perché? Adesso sono gonfiate le gomme, riesci a dare la mano a tirare giù la roba? Sbrigata che stai muovendo! Non basta, sono qua! Ma io voglio il portone! Ragazzi, andiamo, eh? No, cos'è? Una volta... Ma Giovanni, mi dà un'occhiata alla macchina, torno subito. Sì, che ci guarda lui. Tutto bene, tutto a posto, sì, la chiave c'è su. Meno male che la cosa va bene. Ma dovessi portare in un posto dove non ci sia nessuno, dove non si senta un fiato, dove c'è tranquillità, pace. È una parola. E allora che vittorino sei? Ci sarebbe un posto, come dice lei. Dove? Al cimitero. Porta per là. Ah. Ah.